ho trovato l'applicazione giusta per noi. Di là c'è mia sorella, adesso ti faccio paura. E noi oggi andiamo a fare una caccia al tesoro. Sei pronta per fare una caccia al tesoro? In che senso? Andiamo! Dai. Non devo dire! Andiamo! In che senso? Andiamo! Posso? Caccia al tesoro! Ok! Ho trovato un'applicazione, dobbiamo assolutamente andare a trovare questi geocache. Ti dico solo questo, geocache. Tu sai, io ti seguo, sei tu che guidi. Basta che non ci perdiamo. Va bene. Basta che non finiamo in mezzo a nulla. Andiamo. Andiamo. Non lo sai. Andiamo. Senza fare domande. Andiamo. Oddio. Stai morendo di caldo. Troppo. Sprigiamoci ad arrivare. Apri il finestrino. Allora, quello che praticamente oggi faremo è andare a trovare dei geocache. Cosa significa? Che ci sarà un'applicazione dove ci indica un tesoro nascosto. Sono semplicemente dei libricini dove noi dobbiamo scrivere la nostra firma, firmiamo che l'abbiamo trovato e così è tutto. Però insomma la difficoltà sta proprio nel trovarli. Esatto, io li faccio vedere subito perché noi in questa applicazione ho segnato dei posti, delle postazioni, delle cose, non c'è niente! Non iniziamo a smattare! Ho trovato la chiesa della Madonna di Carmine. Possiamo andare. Allora, santuario del Ponzio. Allora, andiamo qua, in questo punto, difficoltà 1.5, dimensione piccolo. Andiamo a siamo trovare. Pronti? Siamo pronti, andiamo. Vai. Cintura, perché non si sa mai che ci fermino la polizia. La cintura. Mettetevi sempre la cintura, non solo per la polizia, la come dice lui, ma per la vostra sicurezza. Andiamo. La patente ce l'ho. Sì, boh, siamo a posto. Oh, che caldo. Vai. Ma scusami, ma noi quando ci sono 40 gradi dobbiamo fare. Fino a ieri ha piovuto, c'erano 25 gradi, si faceva tutto bene. Guarda, guarda là, è là, esattamente là. La chiesa. Allora, quella è praticamente la chiesa di San Pietro. Diciamo che questo è facile, come tesoro da trovare. Però, come geocache, ma boh. Andiamo alla chiesa. Ci avviciniamo. Oh. Allora, in realtà dovevamo farlo camminando questa cosa, invece noi andiamo in macchina sotto. Vabbè, ma ora parcheggiamo qui. Ma scusa, un po' di ombra. Ah, non l'ho trovato. Allora, c'era questa cosa, ho detto che io mi infilo sotto. Ne ho trovato, praticamente qua. Mentre qua dietro c'è una specie. Ok, è magnetico, ecco, l'ho preso. Fallo tu, ma secondo me dobbiamo prendere tipo una penna e un igienizzante, che dici? Ah beh, quello sicuramente. Congratulazioni, hai appena trovato un geocache, volontariamente o no. Il geocaching è un'avventura dove i giocatori, chiamati geocacher, usano un'app geocaching o un GPS per trovare contenitori nascosti in giro per il mondo. Firma e metti la data sul logbook. Rinascondi il contenitore esattamente dove e come l'hai trovato in modo che gli altri geocacher lo possano trovare. Logga il tuo ritrovamento su geocaching.com o utilizza la geocaching app ufficiale gratuita. Se il contenitore dovesse essere rimosso per qualsiasi motivo, contatta il proprietario all'indirizzo email. Perfetto. Ecco, allora, a te l'onore di firmare il primo geocache. Poi firmo io. Ok. Poi YouTube. Poi ci sono tutte le firme degli altri ragazzi. A posto. Prego. Grazie. Adesso tocca a me. Che penna ho preso? Ma scusa, non c'ha la punta, non me l'hai detto. Stai firmando le carte per il divorzio. Bello, eh. Go Pippo YouTube, mi raccomando, Pippo, iscrivetevi YouTube. A Go Pippo. Vai. Allora, mettiamolo di nuovo adesso dentro. Adesso quello che bisogna fare è rimettere il tesoro. Assolutamente. Al suo posto. Via.
Sono contento, andiamo. Vai. In realtà era da mettere nello stesso punto dove l'avevi trovato. L'ho messo nello stesso punto. Ah, boh, solo che io l'ho visto bene, ma io l'ho messo un po' che è rientrato così. Non lo trovano più. Non lo trovano più, sì. Che infami. Ricordatevi, se venite qua e non c'è più il geocache, non è colpa nostra. Io pensavo che dovevo andare tipo là dentro. Nella chiesa, sì. Prossimo, allora, io ho una sorpresa per te, perché è una casa. Sto valutando. Perché è una villa, una reggia abbandonata. Oh. Ci sono stato in un video, poi ho provato un drone lì, però non sapevo che c'era questo gioco. Andiamo allora. Andiamo a cercarlo. Guarda. Vado. Esattamente lì, e io lì ci ho fatto un video e non sapevo proprio. Hanno buttato giù l'albero! E questo era bellissimo, sto albero. Perché, ho detto, metto la macchina all'ombra. Oh, povero albero! Rip albero! Rip albero, ho fatto una brutta fine. E adesso, ragazzi, si cammina. Vai. Ma che cammina, che siamo là! Mamma mia, che esagerata! La difficoltà praticamente 2. E sappiamo anche che la dimensione dell'oggetto che andremo a trovare è ancora più piccola di quello precedente. In realtà è micro. Scavalca, scavalca. Che scavalca. Guarda, dai, gli hanno fatto il sentiero. C'è il sentiero? Sì, sì. Saprei. Io c'entrerei. Sono le gazzelate che rubano il gioco. Ti scippano la macchina. Facciamo fare un bel volo. No! Allora, guardiamo l'albero. Secondo me qua è nel lago. Ma dai, così no però. Ma così? Sì. Proprio così, dai. Io non l'ho visto. È rimasta. No dai, ora c'è pure la penna. C'è pure la penna, ma. Che cagata, ragazzi, no. Vabbè. No, non devi aprirlo tutto. Aspetta, oh, si apre. C'è il tappo, è tutto smolti. Io distruggo tutta l'opera. C'è una abbiamo matita. Finito già. Abbiamo finito il gioco. Un luogo così bello, con gli alberi, con le pannocchie. Eccolo qua, guarda qua. Con la matita. Guarda. Oh mamma mia, ma c'è, non c'è più spazio. Sì. Siete dei pisciatori. Dai. E niente, ragazzi, questo è stato il nostro secondo geocache. Loro qui, eh? Cioè, dai, avevamo proprio la cosa sotto i nostri occhi. Poi siamo arrivati all'albero. È per qua, per forza. Scrivi. Lasciami un po' di spazio. Allora, fammi filmare su questa cosa. Cioè, ragazzi, era proprio sotto i nostri occhi. Così vedono tutti i primi. Vai. Ci lasciamo anche la formica dentro. Ma sì. Povera. Voilà, il nostro geocache. È andato, boh. Aia le ortiche. Mi stavo tutto pungendo dalle ortiche. Allora, la nostra macchinetta. Ci tocca adesso, il secondo. No, adesso il terzo. Ah, il terzo, vero. Il terzo sarà un po' più lontano, infatti ci dobbiamo allontanare un pochettino. Probabilmente dobbiamo anche camminare e sarà forse in un bosco. Sì, andiamo a fare quello, dai. Difficoltà media. Difficoltà lo scopriremo adesso. Cioè, ci stiamo rifocillando, tanto per dire. Fa troppo caldo. Dammi un bacio di dama. Bacio di dama. Dopo caffè a casa. Allora, siamo arrivati. Questo è il punto dove ci indica la mappa. Dobbiamo camminare per un bel po'. Sì. Secondo me non vediamo proprio niente. Mm? Guarda dove siamo rispetto al waypoint iniziale. È un pochettino. Vabbè, andiamo. Beh, una passeggiata. Allora. 1,9 chilometri. Una passeggiata? Oh, 2 chilometri. Sì. Torniamo indietro. No, dai, andiamo. Ci vediamo dopo, allora. Ma sai che ho letto nei messaggi lì di quelli che hanno trovato il geocache che ci sono i cinghiali? Ma va. Sì. Ho visto. Scappa!
Se non ci trovate più sapete perché. Cioè, aggiornamento, praticamente stiamo camminando da, penso, un quarto d'ora. Un chilometro e mezzo, dopo tipo 7 minuti, dico, ma quanto ci siamo avvicinati? E mancava ancora 1,2 km. No! Adesso ci manca 400 metri. Speriamo solo di trovarlo perché sì, forse no. Vedo qualcosa laggiù. Speriamo perché, cioè, no, adesso deve esserne valsa la pena. No, adesso veramente vi faccio vedere quanto abbiamo camminato perché non vedo né da dove si entra né da dove si esce. Questo è proprio, guarda. Cioè, noi praticamente siamo laggiù, ma non si vede neanche l'entrata da dove siamo arrivati. E da questo lato uguale. Cioè, e chi ci torna indietro? Vabbè, ci vediamo lì appena stiamo cercando. Ma secondo te lo troviamo? Dobbiamo trovarlo. Dobbiamo. È questione di obbligo. Principio. Esatto. Piuttosto mi... No, vado, no, nel... fino a stasera qui, ragazzi. Piuttosto vado dentro a fango. Mi ha suonato, siamo praticamente arrivati a 12 metri dal punto originario. Anzi, ci stiamo allontanando. Seguiamo il punto, andiamo proprio nel punto. Di qua. Così mi fa vedere, poi 10 metri dobbiamo... Ragazzi, secondo me dobbiamo cercare. Adesso sì. Cercare. Ma te, secondo te non è là invece, andando in là? Potrebbe essere anche dall'altra parte. Vai dall'altra parte e io vado di qua. Non l'abbiamo trovato. Purtroppo mi diceva, non l'abbiamo trovato. Andiamo di qua, andiamo di là. Cerchiamo, andiamo in mezzo ai boschi. Una da una parte, uno dall'altro. Ci siamo messi nel bosco, c'erano un sacco di ortiche. Guardavo in alto, dappertutto, a cercare una specie di oggetto che niente, non si trovava. C'erano anche un sacco di ragni. Poi abbiamo detto, ma di qua c'è tanta strada per tornare a casa. E vabbè, ci siamo arresi. Se volete che andiamo di nuovo a cercarlo, fatecelo sapere nei commenti, magari questo sarà la volta buona. Mi raccomando, fatecelo sapere, ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao!